Buongiorno. Ancora un appuntamento con Kate Kennedy. Dovremmo esserci abituati ormai, ma questa volta l'atmosfera è diversa, diversa l'emozione, diversa, soprattutto è assolutamente nuova, direi quasi impensabile fino a non molto tempo fa, l'impresa che sta per incominciare. Oggi possiamo dire, vi invitiamo a partecipare con noi, attraverso la televisione, all'inizio di una grande avventura, all'inizio dell'esplorazione umana della Luna. Tre uomini, tre astronauti americani, stanno per partire per questo viaggio e possiamo dire che li accompagnerà il mondo intero. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Capo Kennedy, vi parla Ruggero Orlando. Abbiamo assistito alla partenza dell'Apollo 11, l'Apollo dell'appuntamento con la Luna, l'Apollo che porterà tre astronauti alla Luna e dintorni, vale a dire Michael Collins rimane in orbita di parcheggio lunare, gli altri due, è vero Buzz Aldrin e il comandante della spedizione Neil Armstrong, scenderanno e saranno i primi uomini che toccano un corpo celeste nella storia dell'umanità. Vanno lì a nome dell'umanità, vanno lì a nome degli Stati Uniti d'America, portano una placca, è vero, esprimente l'orgoglio e l'umiltà degli uomini, portano una bandiera con le stelle e le strisce degli Stati Uniti. Questo che vedete ora è Rocco Petrone, che è il direttore delle operazioni di lancio a Capo Kennedy, che sta tenendo una conferenza stampa ai giornalisti. Rocco Petrone è di origine italiana, del resto il nome lo dice di per sé. La casa dove papà Petrone visse fino al 1921, l'anno in cui decise di emigrare in America, è rimasta come allora, col camino, col forno per il pane e con tutte quelle cose che la tradizione lucana e contadina tiene ancora in grande rispetto. Questa è gente pacifica, senza grandi turbamenti. Di Rocco Petrone, di questo nipote che ora va sui giornali, giusto per usare una loro espressione, è rimasto in questi vecchi contadini il ricordo di un lontano incontro. Era appena finita la guerra e un giovane tenente dell'aviazione americana di passaggio da queste parti sentì il desiderio di venire a conoscere i parenti lucani, i fratelli, le sorelle dei suoi genitori, i suoi cugini. Era Rocco Petrone che dopo quell'incontro, puntuale, ha mandato tutti gli anni gli auguri di Natale. È incredibile il cambiamento che può portare nel destino di un uomo l'educazione e un ambiente favorevole. Da contadino povero del Sud a direttore del progetto per la conquista della Luna, in una sola generazione. L'ingegner Rocco Petrone è il capo del programma Apollo alla NASA. Ingegner Petrone, secondo lei, quali saranno i benefici che ognuno di noi trarrà dalle attività spaziali? When Columbus went to the New World. Quando Colombo partì alla scoperta del Nuovo Mondo, qualcuno gli avrà sicuramente detto: «Ma perché vuoi andare così lontano?» Quando i fratelli Wright costruirono l'aeroplano, delle persone rispettabili dissero che l'aereo era soltanto un giocattolo per persone ricche. Invece oggi, grazie all'aereo, il mondo è molto più vicino. Oggi uno può trovarsi negli Stati Uniti e nel giro di 8 ore essere a Roma. Penso che ciò abbia contribuito a rendere il mondo più utile, migliore. Pensiamo al telefono che dà la possibilità a 2 persone di parlarsi a distanza. Non avevamo il telefono. Perché si doveva inventarlo? Oggi, senza telefono, il mondo non esisterebbe. Per queste ragioni, io considero lo spazio
come un grande laboratorio. Alcuni benefici ottenuti dallo spazio sono già visibili oggi. Prendiamo ad esempio il campo della meteorologia, le previsioni del tempo. I satelliti meteorologici sono la prova lampante di questi benefici. L'uomo è così in grado di capire e conoscere meglio il suo mondo, capire che cosa sono le nubi, il calore. Ciò che mi ha maggiormente colpito sono le comunicazioni. Pensate ai benefici derivanti dai satelliti per le comunicazioni. E non siamo che all'inizio. Io credo che lo spazio offra al mondo una speranza di pace. Credo che se la gente considerasse il mondo senza le frontiere create dall'uomo, se lo considerasse semplicemente un mondo creato da Dio, penso che impareremmo a vivere meglio e più uniti. Pensando ancora più in là, alla Luna e ancora più lontano, vedo la Luna come un posto dove l'uomo può costruire delle basi per conoscere meglio l'intero universo. Ci si domanda perché. Perché è stata la prima domanda dell'uomo guardando il cielo e vedendo le stelle. Guardando questa immensità avrà detto perché, come. Superando milioni di anni siamo arrivati a ciò che siamo oggi. Personalmente non credo che l'evoluzione dell'uomo sia finita. Penso che secondo l'evoluzione naturale che ci è stata donata dal Creatore, l'uomo continuerà a chiedersi perché, come, e di conseguenza si evolverà sempre più. Oggi penso ai sogni del futuro come a dei sogni, ma i sogni di oggi potranno essere la realtà di domani.